Bella ragazzi, sono Dark e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in un vlog per parlare di una cosa abbastanza importante. Una cosa che ho scoperto ieri l'altro per voi, dove un ragazzo praticamente mi ha mandato una foto che adesso ve la farò vedere, anche se non penso che si riuscirà a leggere qualcosa, dove parla dei gameplay di Call of Duty e i glitch in particolare. Adesso spiego subito il perché, qua ce l'ho anche sotto per diciamo leggerlo. Per non sbagliarmi, in poche parole, praticamente dice che è di moda ormai fare video su Call of Duty. Negli ultimi anni abbiamo visto video su Call of Duty normalmente, gameplay, glitch e molte altre cose. Una cosa che diciamo che non è andata giù, quelli di Advanced Warfare, sono i video dei glitch. Ora vi starete chiedendo perché. Semplicemente perché non vogliono far vedere ai giocatori, non so se emergenti oppure tutti quanti, i glitch, ovviamente. E non vogliono soprattutto che limitino. E sì, lo so, è una cosa abbastanza insensata secondo me, perché adesso ve lo leggerò a tratti, possiamo dire, e poi, cioè, secondo me capirete anche voi comunque. Negli ultimi anni è una pratica molto diffusa quella di pubblicare su YouTube non solo video di gameplay di giochi più o meno famosi, ma anche video dedicati ai glitch e ai bug di questi giochi. Uno dei più famosi, cioè uno praticamente dei più famosi ultimamente è Assassin's Creed, cioè il gioco più pagato della storia, sembrerebbe. Noi in tutti gli anni che siamo stati su YouTube almeno una volta abbiamo visto un glitch su un gioco. E non gliene fregava mai niente a nessuno, ovviamente, ma ultimamente a quanto pare sembra che abbiano. Non vadino giù a molte persone. Vabbè, praticamente possiamo continuare adesso. Machinima, no? Un network che offre le partner, per chi non lo sapesse, ha infatti portato alla pubblica attenzione la sempre più costante presenza di azioni da parte di Activision, che sta dimostrando una mentalità piuttosto restrittiva sui filmati che mostrano il popolare ultimo capitolo del franchise. E in poche parole, l'Activision stessa non gli va giù che vengano pubblicati video glitch. E io mi soffermerei subito qua perché, cioè, ditemi voi, noi adesso fate finta che voi dovete creare un gioco, lo create e scoprite che però all'interno poi ci vengono dei glitch, ovviamente. Per questo esistono i beta tester, gli alpha tester e così via, che sistemano, cioè segnalano i problemi e vengono risolti. Quelli che non vengono trovati, possiamo dire, cioè, li scoprirà prima o poi qualcuno, oppure non li scoprirà mai nessuno. Ma quel qualcuno che lo scopre e dice: dai, ci faccio un video perché mi piace, perché voglio fare big visual, big money, adesso non può più farlo, praticamente, da quel che ho capito. E io a riguardo non è che mi interessa più di tanto, perché io alla fine non ho mai fatti, penso, di video glitch su COD, però su altri giochi sì. Ma cioè, ora dovete capire una cosa: noi, va bene, facciamo i video, vi può dar fastidio che facciamo vedere un errore del gioco. Non incitiamo la gente a fare la stessa cosa, cioè, se troviamo un glitch che ti fanno salire del massimo prestigio in un giorno, posso capire, lì ci sta tutta la cosa di chiudere il video e ok, ma un glitch dove si può entrare in una porta invisibile, magari nella mappa, e uccidere uno o due persone, perché chi ci passa da quel vicolo? Chi ci passa? Adesso, se non capite a cosa mi sto riferendo, vi farò vedere uno spezzone e così capirete. Cioè, non lo so. E poi, a parte quello, no? Voi avete creato un gioco. Ha degli errori. È normale, non può essere un gioco perfetto. E che fastidio vi dà? Anzi, meglio delle due se uno pubblica dei video glitch. Cioè, dei video dove fa vedere il glitch. Così magari voi non ve ne siete accorti, potete andare a sistemarlo magari. Oppure cercare di, non so, fare qualcos'altro, ma non di chiudere, di segnalare i video da come volete fare adesso, da come si è capito in poche parole. Adesso continuo a leggere per essere un po' più chiaro comunque. Activision risponde con calma che la manovra è attuata semplicemente per evitare che un video incoraggi gli utenti ad applicare trucchi ed exploit poco leciti, spronati dallo sfruttamento di glitch trovati nel gioco. Dall'altro lato della questione, gli utenti si dicono decisamente scontenti, soprattutto considerando che la politica di YouTube non perdona. Tre strike e sei fuori. E questo qui è un altro argomento abbastanza importante. Tre strike e sei fuori, sì. Come molti ben sapranno, dopo tre strike di YouTube il tuo canale viene chiuso, cioè, puff, così, non c'è più. Ieri eri uno con 100.000 iscritti, domani non c'è più nessuno, così, tutto ad un tratto, eh. E fidatevi che non è che stanno lì a guardare chi sei, tu vedi che hai tre strike, uno vede che hai tre strike e ciao, fuori, fuori dalle balle.
E questo diciamo che secondo me porterà molte lamentele, perché io faccio un video dove faccio vedere magari che saltando da una parte all'altra della mappa esco fuori, ma non faccio nessun danno, no? Mi si vede solo il mio personaggio fuori dalla mappa, magari quel video lì viene segnalato e considerato un copyright strike, finita. Cioè, magari, cioè, me ne avevano già segnalati due perché da piccolo pubblicavo le canzoni di Tokyo Hotel, non lo so, oppure, boh, di Justin Bieber, cioè, magari me ne avevano già segnalati due, con quello lì facendo un semplice glitch, niente, addio al canale. E penso che comunque questo qui è il mio parere personale, che non dovrebbero prendersela con noi utenti che facciamo vedere il glitch. Delle due dovrebbero rimboccarsi le maniche invece che star lì a grattarsi aspettando un nuovo COD, cioè invece che aspettare riunione per vedere quanti soldi potrebbero prendere nel prossimo COD. E secondo me dovrebbero rimboccarsi le maniche, guardarci e scrivere video glitch Call of Duty. Ne vengono fuori a migliaia, fidatevi, a migliaia, che poi sono sempre gli stessi, però ne vengono fuori perché ogni giorno almeno uno ce n'è che viene caricato, anche se uguale ne viene. E basta, cioè andare a vedere qual era l'errore e sistemarlo, almeno provarci. E se è un errore innocuo, non scassate la minchia di YouTubers che magari lo fanno per divertirsi, come ho detto prima, per tirar su dei big money, oppure non lo so, per qualsiasi altro motivo. E piuttosto, cioè, cercate, come ho detto, di sistemare l'errore. Adesso prendo ad esempio Destiny, perché è un gioco che diciamo che mi sto fissando abbastanza tanto e seguo molto anche le news, no? E praticamente loro fanno un aggiornamento a settimana. Quell'aggiornamento lì a settimana tolgono tanti di quei bug. Ok, che Destiny è il gioco più buggato del mondo, secondo me, però almeno loro si vede che si impegnano, lo fanno vedere. Cioè, anche se uno lo fa e non lo fa vedere, ok, c'è sempre una persona che gli dice su. Però quando uno lo fa e anche lo dimostra comunque sui social, che te lo dice, abbiamo tolto quel bug, questo e quell'altro, diminuisce notevolmente secondo me le lamentele, anche se Destiny comunque è un caso a parte, lasciate stare. E comunque stavo dicendo che Destiny, ad esempio, l'altro giorno avevo visto un glitch abbastanza divertente su Destiny. Loro cosa hanno fatto? No, l'hanno visto e non è che sono andati a segnalare l'utente, a mandarlo in galera per aver fatto vedere un glitch dove uno stava in piedi su una moto e su un veicolo, no? Hanno condiviso il video del glitch sulla loro pagina, cioè quelli dell'Activision si avrebbero licenziato tutti quanti solo per aver fatto quel gesto lì, no? Secondo me. Loro hanno condiviso il video, poi non so se hanno risolto il bug, se hanno sistemato il bug oppure no, cioè l'hanno condiviso. Poi, ovviamente, cioè, secondo me, quelli lì secondo me sono il genere di persone che ci guardano molto sul gioco, cioè ci tengono anche abbastanza, lo fanno vedere e non hanno cioè, non avranno mai successo in Italia, perché è così che funziona, più te ne freghi il cazzo, più riesci a salire, no? Questo succede con Activision, secondo me, che piuttosto che risolvere, come ho già detto, pensa a segnalare, a togliere, a censurare. Quindi io spero che questo video qui vi sia stato d'aiuto. Comunque state attenti a quello che pubblicate ogni giorno, perché potrebbero rinfacciarvelo tutta la vita, cioè, tutta la vita, oddio, vi seguirà l'FBI, no? Vabbè, comunque, questo qui era solo un video così che mi andava di fare, abbastanza corto. Scrivetemi sotto nei commenti voi come la pensate, come la vedete questa cosa, se vi sta bene, se vi dà fastidio, e condividete il video per questo messaggio qui, che ora non so se sia vero oppure no, ma l'Activision non scherza quando parla di segnalare, perché se vi ricordate, molto tempo fa chi usava il glitch del prestigio si ritrovava il personaggio da livello 1, anche se lo faceva una volta per sbaglio. Se lo ritrovo a livello 1, che è successo a molti YouTubers ovviamente, però lasciamo perdere. Quindi io spero che questo video qui vi sia piaciuto, e mi raccomando, fate attenzione a quello che pubblicate su YouTube, e nulla, da Darkacce è tutto, bella!